Di nuovo insieme, buonasera a tutti i nostri telespettatori, buonasera ovviamente soprattutto a quelli che non ci hanno seguito pochi minuti fa. Noi comunque continuiamo in questa pagina dedicata all'informazione, magari ripartendo e ripassando la lezione con i titoli principali di giornata. Al centro di riabilitazione della Fondazione Mike è stato festeggiato un Natale speciale. A fare gli auguri agli ospiti sono arrivati Babbo Natale ovviamente, i suoi aiutanti, un elfo e un fungo dopo un viaggio iniziato dalle ghiacciaie del Reno. La Toscana sta risistemando la sanità entro il 2025, infatti la regione avrà un nuovo sistema di assistenza sanitaria, ci saranno anche gli ospedali di comunità, strutture che dovrebbero essere più vicine alla gente. Sta per riaprire il Ponte dei Marchi a Pescia, la struttura è chiusa dal 2018, i lavori inizieranno nel 2023, ci sarà una carreggiata più larga per il transito dei mezzi pesanti e un percorso pedonale, uno ciclabile. Da edicola a un punto prestito libri per i pendolari che tutti i giorni si spostano in treno, questo è il succo di un progetto inaugurato nei giorni scorsi alla stazione ferroviaria di Montale. Successo e secondo posto per la Pistoiese che oggi, nell'ultima giornata del girone d'andata, ha battuto la Correggese ed è salita al secondo posto della classifica. Peccato per l'Aglianese che aveva recuperato due gol alla capolista Giana, poi ha perso per 3-2. In campo anche la Giorgio Tesi Group, ne parleremo più tardi. Iniziamo dalla cronaca. La polizia ha riconsegnato nelle mani della mamma di Manuel Cianferoni l'urna con le ceneri del figlio. Il figlio era scomparso nel 2015, molti di voi se lo ricorderanno, a soli 4 anni a causa di un tumore. L'urna posizionata su un altarino all'interno della casa della famiglia a Candeglia, una frazione del comune di Pistoia, era stata infatti rubata nel tardo pomeriggio di ieri. I ladri, approfittando dell'assenza dei genitori, avevano infatti messo a soqquadro l'abitazione portando via alcuni oggetti, tra i quali l'urna. La notizia si era subito diffusa in città, così come l'appello della famiglia ai ladri a restituirla. Fortunatamente l'intervento della polizia ha permesso il celere ritrovamento. Da parte della mamma di Emanuele, contattata telefonicamente, è arrivato il ringraziamento al personale della polizia. Andiamo alla Fondazione Mike, al centro di riabilitazione di San Biagio in Pistoia, dove è stato festeggiato un Natale speciale. All'auditorium del centro di San Biagio della Fondazione Mike a Pistoia finalmente siamo tornati a festeggiare il Santo Natale con una allegra e importante e ricca di emozioni festa per salutare tutte le famiglie degli utenti che frequentano tutti i giorni il diurno sanitario del centro Fratelli Carrara e per addirittura festeggiare l'arrivo del Babbo Natale. Un Babbo Natale particolare che si è perso tra le ghiacciaie della montagna pistoiese e che ha scelto per il suo percorso di regali e di festa proprio la Fondazione Mike. E noi siamo un gruppo che da diversi anni che per le feste di Natale andiamo a visitare diversi posti. È nato all'interno della fabbrica, siamo tutti dipendenti della Breda, diciamo, e da lì da diversi anni era partita questa idea che per Natale ci piaceva andare a portare un messaggio a bambini negli ospedali e quest'anno alla Mike con la ripartenza dopo il Covid abbiamo deciso di venire qui alla Mike e per far vedere nuovamente, anche se non ce n'è bisogno, la vera realtà di questa struttura che è una cosa veramente grande e emozionante. Vi ringrazio per quello che ci avete dato, davvero, è una cosa emozionantissima, non si può credere se non ci si entra dentro qui. Grazie davvero, grazie davvero. Io premetto che non ero mai entrato qua dentro, ho sempre vissuto la cosa dall'esterno come una bella cosa e venire qua dentro ti rendi conto da tanto. Sicuramente si esce più arricchiti nell'animo, più arricchiti nello spirito, ma soprattutto con la consapevolezza di aver portato un sorriso a persone che magari di un sorriso non avrebbero bisogno tutti i giorni. Su questo particolare evento, su questa visita iniziata qualche giorno fa dalla ghiacciaia della Valle del Reno, è previsto un servizio speciale che vi proporremo il giorno di Natale. Intanto il bilancio di fine anno della prefetta di Pistoia, Licia Donatella Messina. Eccellenza, primo anno
a Pistoia, quindi un bilancio doppio sia per la sua attività per questa, per quest'annata. Beh, il mio bilancio è sicuramente positivo per due motivi: personale, perché sono stata nominata prefetto e ho avuto la fortuna di venire in una regione bellissima e in una provincia molto bella, perché io ho scoperto qui tante eccellenze, una realtà di un tessuto produttivo molto solido e molto, diciamo, per bene, molto tranquillo dal punto di vista dell'ordine e della sicurezza pubblica, che poi è l'aspetto che interessa principalmente un prefetto. Anche per quanto riguarda l'economia, non capita spesso che qui ci siano delle vertenze sindacali oppure dei conflitti sociali, e questo significa che il territorio risponde bene, le amministrazioni locali rispondono bene e che la sinergia multilivello funziona. Una provincia molto attiva da un punto di vista della solidarietà. Sì, anche la solidarietà, perché io ho avuto modo di relazionarmi con istituzioni pubbliche, locali, religiose, con associazioni, e tante associazioni di volontariato hanno visto la mia visita e il mio entusiasmo per l'attività che svolgono, incoraggiato anche con vari contributi, ecco, diciamo così, che non sto qui ad esternare. Un augurio alla città e al territorio pistoiese. Io auguro di continuare su questa strada, di avere fiducia nelle istituzioni, perché questo funziona, e di avere fiducia anche nelle attività che saranno avviate con il PNRR. Questa considero una sfida. Ho sentito il sindaco che ha parlato dell'avvio dei cantieri a breve, e la sfida è questa: da una parte lo Stato e la legalità, dall'altra il tentativo possibile di infiltrazione da parte della criminalità, perché purtroppo dove c'è denaro e potere e i due concetti non sono disgiunti, la criminalità tende a infiltrarsi, e lo fa senza violenza, lo fa in modo subdolo. Quindi la nostra sfida è quella di tutelare questa bellissima realtà mantenendo alto il livello della legalità. Il ponte cosiddetto del Marchi a Pescia dovrebbe riaprire nel 2023. Il 2023 si aprirà con l'inaugurazione del nuovo ponte del Marchi. L'annuncio arriva dal sindaco di Pescia, Oreste Giurlani, che ha confermato che i lavori partiranno inizio anno, lavori tra l'altro già finanziati. Il progetto del nuovo ponte, chiuso ormai dal 2018 per gravi carenze strutturali, prevede una struttura in acciaio con una carreggiata più larga per permettere il transito anche dei mezzi pesanti, un percorso pedonale e uno ciclabile. E questo viene realizzato per un costo di 1,5 milioni, e a gennaio verrà fatta la gara, e quindi nei primi 3-4 mesi dell'anno cominceranno i lavori. Questo permetterà di levare del peso del traffico sul ponte Europa, ma nello stesso tempo di favorire, per andare a Montecatini, di poter girare prima e quindi levare il traffico anche sul viale Garibaldi. È una delle cose che i cittadini volevano, diciamo che ci siamo riusciti. Tra le altre opere deliberate dalla Giunta, la nuova piazza Mazzini, è previsto il rifacimento dei marciapiedi in pietra e la sistemazione dei servizi urbani, fognature e acquedotto. C'è un progetto di circa 600.000 euro e poi verrà messo il meccanismo delle smart city, vorrebbe dire connettività e addirittura le colonnine per il mercato che vanno su e giù per attaccare la corrente, per levare quando c'è il mercato settimanale che possono usare i gruppi elettrogeni. E poi c'è tutta l'illuminazione, sia quella a terra e sia quella alta, quindi è una riqualificazione complessiva di piazza Mazzini, aveva bisogno la nostra piazza principale, quindi questo viene fatto sulla rigenerazione urbana. Insieme a questi la realizzazione di un vero e proprio polo dell'infanzia, con la costruzione di un nuovo asilo nido al Cardino accanto alla scuola materna, per un investimento previsto di oltre 1 milione di euro. Ci saranno 4 sezioni e quindi daremo risposta ai bisogni della città, perché noi abbiamo un asilo nido, ora il Cucciolo, che c'è 50 posti, c'è delle liste d'attesa, e quindi con questo nuovo asilo daremo risposte, e soprattutto verrà fatto fuori dalla città, quindi in una zona anche più periferica, che è il collegamento da Pescia con Lodi. Quindi insomma rispondiamo alle esigenze delle famiglie e direi dei bambini. A Gavinana si è tenuto Montagna di Molecole, evento promosso dall'Ecomuseo della Montagna Pistoiese Gavinana, frazione del comune di San Marcello Piteglio.
Alla luce dei molteplici cambiamenti ecologici e ambientali, Montagna di Molecole è un racconto che, partendo dall'ascolto storico-documentario, prosegue nell'esplorazione di segni ecologici che hanno una relazione con la biodiversità e le risorse presenti. Che caratteristiche ha il timo? Questo timo, che non è altro che una pianta spontanea che nasce all'interno della nostra azienda, abbiamo fatto questo progetto proprio per riscoprire le proprietà e quello che potremo fare utilizzando questa pianta spontanea. Quindi in accordo con il CNR, che sono loro che fanno tutta la ricerca e tutta la preparazione anche degli oli essenziali per questo timo, andranno a utilizzare questo olio essenziale per poi fare un prodotto, un conservante per la conservazione dei libri. Principalmente il progetto è nato per questo, però non solo per questo, perché poi abbiamo visto che è possibile utilizzarlo anche per altre cose. Quindi all'interno della nostra azienda abbiamo già iniziato e stiamo facendo delle prove per poterlo utilizzare anche come alimento all'interno dei nostri formaggi. E ora vediamo, all'inizio della primavera faremo anche un giardino dove metteremo delle piante officinali, piante spontanee della nostra montagna, lì all'interno proprio delle Roncacce, l'azienda agricola, e quindi così i visitatori possono vedere esattamente di che piante è possibile avere sulla nostra montagna. Ha una ragione storica la bellezza della foresta del Teso? Più che una ragione storica, diciamo, per la sua bellezza, che è assoluta, sicuramente c'è una ragione storica perché si è conservata nel tempo. Ed è vero che la foresta del Teso era una proprietà di origine granducale, quindi apparteneva alla Camera del Granduca, probabilmente Medice, e poi sicuramente nel periodo leopoldino, e essendo per questo fattore, diciamo, di essere rimasta sempre proprietà pubblica o comunque granducale o comunque con una destinazione molto particolare, è stata preservata ad esempio dalle distruzioni che hanno interessato i boschi di tutte le montagne della Toscana praticamente alla fine del Settecento. Tanto sport nella giornata di oggi. Iniziamo dal campionato di Serie D di calcio con il successo della Pistoiese che lancia gli arancioni al secondo posto della classifica, ma la capolista Gianna Erminio, che ha battuto l'Aglianese tra l'altro, continua a vincere. Con un gol di Di Biase nel primo tempo, la Pistoiese vince contro la Correggese 1-0 e conquista 3 punti che la portano in seconda posizione in classifica a quota 33, sempre a 11 punti dalla capolista Gianna Erminio. Si chiude quindi con un successo il 2022 per gli arancioni. Arancioni seguiti in questa occasione in tribuna dall'amministratore unico Alessandro Grammieri. Non c'è Stefan Lehmann, come invece annunciato dal club. A sorpresa contro gli emiliani, fuori il portiere Orbietis, nemmeno in panchina. Al suo posto l'appena arrivato in arancione Mattia Valentini. Una Pistoiese che prova subito a fare la partita, anche se per la prima mezz'ora di gioco in realtà niente da segnalare. Fino a quando al 40esimo a sbloccare il risultato ci pensa il giovane Di Biase, osservato in tribuna dal direttore sportivo del Torino Davide Vagnati. Servito da Macri con grande personalità non lascia scampo all'estremo difensore emiliano, 1-0. L'ultima occasione del primo tempo, quella di Macri. Nella ripresa continua con maggior possesso palla la Pistoiese, in avanti con Pertica, respinta del portiere. Più tardi è Barzotti protagonista di una traversa che gli nega il gol. E poi sempre arancioni in attacco, senza trovare però il raddoppio. Arriva anche uno squillo della Correggese con Simoncelli. La Pistoiese ha poi l'opportunità di chiudere la sfida e stare più tranquilla. Calcio di rigore per gli arancioni. Bertozzi commette fallo su Di Biase. L'arbitro indica subito il dischetto. Si presenta Macri a battere il penalty, ma Bertozzi capisce tutto e para. Si resta sull'1-0 per i padroni di casa. Partono i cambi da entrambe le parti, con gli ospiti che provano a pareggiare i conti facendosi più pericolosi, soprattutto con la punizione di Villanova sul finale del tempo regolamentare. Valentini è bravo a spedire in angolo e salva i suoi. Niente di più, nei 4 minuti di recupero, Pistoiese che ormai amministra il gioco e festeggia con i propri tifosi la vittoria. Finisce così il girone di andata, si torna in campo l'8 gennaio 2023 con la trasferta a Riccione. Pistoiese ancora in silenzio stampa, vedremo domani mattina, è prevista una conferenza stampa
della società, che cosa uscirà fuori. È un momento un po' delicato da un punto di vista societario, mentre da quello sportivo, come avete visto, gli arancioni sono in grande risalita. Ultima partita dell'anno solare con sconfitta per l'Aglianese, che deve cedere alla capolista Gianna Erminio, ma a testa altissima, per 3-2 in una partita dai mille volti un po' strana, sotto di due reti in apertura. I neroverdi di Ciccio Baiano sono riusciti a rimontare parzialmente, o meglio a rimontare fino ai minuti finali con Montuori e Mirval, per poi prendere purtroppo gol in contropiede nel finale, appunto la rete che ha deciso il match. Si è giocato a Gorgonzola in Lombardia. La formazione di Baiano comunque resta al terzo posto della classifica, chiudendo un girone d'andata veramente spettacolare. Mentre vi parliamo è in campo anche la Giorgio Tesi Group. Allora, avremo anche una serata importante di sport, di grande sport su TVL. Ora la partita, poi a seguire il dopo gara della Giorgio Tesi Group. Per il momento è tutto, grazie per averci seguito.